Antonia Pilato, la socia fondatrice di Ila da Ischia d'Arte. Questa sera mi trovo presso il Museo Etnografico del Mare di Ischia Ponte in compagnia della scrittrice Giuditta Abatescianni. E tra le mani, come potete vedere, ho l'antologia Da Ischia all'Arte, un'antologia poetica a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza. All'interno ci sono tutte le poesie che sono state, insomma, selezionate in un certo senso per, appunto, per far parte di questa antologia. Diamo la parola alla scrittrice. Sì, grazie. Questa poesia l'ho scritta qui ad Ischia mentre ero su uno scoglio e sono stata ispirata e si chiama Ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi apriti alla fantasia, ad occhi chiusi crea la tua magia. Il cielo appartiene a tutti, prendi il tuo pezzo di cielo. Ad occhi chiusi puoi riconoscere te stesso, fai vibrare le tue corde più profonde. Ad occhi chiusi gioca col tuo pezzo di cielo. Lo vedi terso? Lo vedi azzurro oppure grigio? La tua anima si esprime, ti mostra chi sei e come vorresti veramente essere. Socchiudi piano gli occhi, senza timore alcuno, sentirai intorno a te qualcuno molto vicino. Richiudi gli occhi, allarga le braccia, incrocia le dita. Hai catturato il tuo cielo, lo hai ridipinto, lo hai riempito di te e ora vive dentro di te. Riapri gli occhi, ci sei, ti conosci e ti riconosci. Senti sulla pelle il tepore dell'aria, alle narici giunge un profumo sottile, si insinua lento nel pensiero e scivola piano fino al cuore. Grazie. Complimenti. Mi ha davvero deliziato con questa composizione poetica molto profonda e si ha proprio la sensazione di queste scene. Grazie. Meravigliose che la nostra ispirate vita. Da Ischia. Esatto. Ben vengano allora altre ispirazioni. Arrivederci. Grazie.